Un commento generale in chiusura di questo interessante convegno? Molto molto interessante, abbiamo esaminato la PAC e le politiche agricole da tantissimi punti di vista. Io credo che seppur con risorse ridotte ci saranno grandi opportunità, soprattutto per poter connettere il primo pilastro, la PAC, al secondo pilastro che è più ricco di politiche, quindi che consente maggiori scelte, quindi poterli connettere è un'opportunità grande dal punto di vista territoriale. Vedremo come si svilupperà il dibattito, ma oggi davvero sono emerse tante posizioni che ci aiutano a comprendere meglio sia l'Europa che il nostro Ministero. Quindi la Regione Marche come si posiziona in queste nuove aspettative? Come un interlocutore attento che chiederà delle scelte e che osserverà, e non solo, questa evoluzione. Io guardo sempre tutto in maniera positiva, e anche questo credo che insieme agli altri, quindi in sinergia con la Comunità Europea, come abbiamo fatto oggi con il Ministero, riusciremo ad avere il massimo da questa pianificazione futura.